Nella Alghero TG Express di oggi, Bruno Sindaco, nuova giunta. Ancora problemi per la CT1 d'Alghero. Ha preso il via Mondo Rurale. Amatori vincente, Mercede KO. Calcio regionale, i risultati degli algheresi. A tra poco. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno, al coperto 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Dopo un sabato caotico è arrivata la domenica della quiete con il sindaco Mario Bruno, che è rassicurato dall'ingresso in maggioranza di Alessandro Lazzone, Mimmo Pirisi e del programmatico appoggio esterno del PD. Ieri ha ritirato le dimissioni e questa mattina ha annunciato anche i nuovi ingressi in giunta. Si tratta di Alessandro Balzani all'urbanistica e edilizia privata e Angela Cavazzuti alla sanità e servizi sociali. Ritorna alla cultura e al turismo Gabriele Esposito, confermati gli assessori Maria Grazia Piras, Daniele Selva e Raimondo Cacciotto, quest'ultimo nuovamente vice sindaco. Ovviamente ci scusiamo con l'assessore Piras, che si chiama Ornella e non Maria Grazia. Non c'è pace nei cieli di Alghero. Alitalia ha deciso di assicurare in proroga solo la tratta per Milano Grinate, quindi per l'Alghero Roma Fiumicino è scattata la procedura di emergenza per la rotta in regime di continuità territoriale per 7 mesi a partire da giovedì 9 novembre. La regione attende Blue Air, EasyJet e Ryanair, compagnie già operanti su Riviera del Corallo, che potranno presentare le loro domande fino a domani. E ha preso via ieri il Mondo Rurale, manifestazione che vede nel suo calendario eventi culturali, non gastronomici e di approfondimento incentrati sul sostegno allo sviluppo agricolo e alle nuove produzioni. Istituzioni, associazioni di categoria, agriturismi, borgati, imprese si uniscono per sostenere la crescita del comparto. A Sassegada ieri, presente anche il sindaco Mario Bruno, in una giornata a rischio pioggia la partecipazione è stata comunque buona, dalla Santa Messa alla degustazione, passando per le dimostrazioni sulle preparazioni di formaggi, esposizioni di animali di allevamento e giochi rurali. E vediamo cosa hanno fatto nel fine settimana le squadre algheresi nei campionati nazionali. Nella 2 di basket femminile, Mercede sconfitta 85-68 sul parquet del San Raffaele Roma. Nella 2 di rugby, Amatori vincente col bonus 37-7 sul CUS Milano Maria Pia. Sentiamo ora le dichiarazioni di coach Claudio Cau per la Mercede Alghero e dei giocatori Tony Daga e Marco Spirito per l'Amatori Alghero. Contro San Raffaele Roma è stata una partita strana e difficile, condizionata soprattutto da un arbitraggio troppo permissivo. Loro sono state brave ad aggredirci e metterci le mani addosso e noi purtroppo abbiamo subito il loro gioco fisico, la loro difesa molto fisica. Abbiamo ottenuto un quarto, anzi siamo stati in vantaggio un quarto, però abbiamo ceduto nel secondo quarto. Sicuro non stiamo al 100%, possiamo ancora migliorare e fare ancora meglio. Ottimo l'atteggiamento anche di chi è subentrato dall'inizio, abbiamo una rosa abbastanza ampia, quindi è giusto dare anche minutaggio a chi per questioni tecniche e tattiche rimane più in panchina, però sono sicuro che stanno crescendo bene e stanno facendo belle cose. Beh, stiamo migliorando, ovviamente abbiamo molti elementi nuovi, quindi ci voleva un po' di tempo, touche mischie, ci vuole un po' di timing, bisogna allenarsi. Però stanno andando bene, in mischia ormai siamo forti, in touche la nostra mall è solida e temuta, obiettivamente stiamo veramente molto migliorando, si vede la mano di Cassina che insomma non c'è neanche bisogno di presentarlo, i giocatori ci sono, adesso stiamo migliorando, oggi secondo me oggi è la partita che a oggi quella che abbiamo giocato meglio nel pacchetto complessivamente, mischia, touche molto ordinati, li abbiamo dominati lì. E, insomma, il risultato ci ha premiato. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti, poi torniamo qui in diretta da Via Cagliari. Come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella.
milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. E chiudiamo con il calcio regionale. In prima categoria Novedo pareggia 2-2 sul campo del Malaspina, dopo essere andato in doppio vantaggio grazie alle reti di Meloni e Sanchez. In seconda, la 1945 Alghero vince 1-3 il derby con l'Audax. A rigore di carta hanno risposto Falchi e con una doppietta, uno dal dischetto, Serra. Mentre il Treserighe sbatte 11-1 il Padria, con tripletta di Muras, doppiette di Idili, Canese e Frau e gol di Chino e Finetti. Mentre il Maristella ha riposato. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani, anzi no, oggi il meteo ve lo risparmiamo. Vi rimando invece alla nostra ormai consueta nuova rubrica, cosa è accaduto oggi 5 anni fa. Subito dopo le interviste, il nostro speciale della conferenza stampa del PD di sabato e poi praticamente subito dopo, dovete aspettare proprio pochissimo, anche le interviste che abbiamo fatto questa mattina a Porta Terra con i nuovi assessori e col sindaco Mario Bruno. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A tra poco! Cos'è accaduto oggi 5 anni fa? Oggi parliamo del 6 novembre 2012. Di cosa si parlava? Si parlava delle dimissioni a sorpresa dell'intero consiglio d'amministrazione della Fondazione Meta, con il presidente uscente Andrea De Logu, che si riteneva oggetto di strumentalizzazioni politiche legate alla difficoltà della maggioranza cittadina nel trovare un accordo. Il sindaco Stefano Lubrano, che due settimane prima aveva chiesto e ottenuto tempo dallo stesso De Logu, che voleva già dimettere il suo mandato dopo le elezioni della nuova giunta, aveva preferito non commentare la situazione. Poi si parlava delle polemiche sul perché il 4 novembre la banda da merci non avesse eseguito l'inno di Mameli. Dopo la richiesta ufficiale di chiarimenti avanzata dall'ex sindaco Marco Tedde, anche altri componenti della loro opposizione dissero la loro, sottolineando l'assurdità di quanto accaduto. Poi si parlava del programma sulla sicurezza stradale della Regione. L'assessorato dei lavori pubblici, in linea con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, portava avanti nell'isola il piano nazionale per la riduzione dell'incidentalità con un finanziamento di 2,6 milioni di euro. Proprio 5 anni fa l'assessore Nonnis aveva presenziato a Cagliari un primo incontro con i comuni isolani nei quali statisticamente gravava il maggior costo sociale causato dall'incidentalità stradale e tra questi c'era anche Alghero. E infine si parlava dell'avvio del processo d'appello per il caso Sachin Sachi, che a Cagliari vedeva imputato l'ex presidente della regione autonoma della Sardegna Renato Soru, già assolto in primo grado dall'accusa di abuso d'ufficio e turbativa d'asta. A questo punto io vi do appuntamento, come vi ho già detto prima, alle immagini della conferenza stampa del PD di sabato e successivamente a quelle delle interviste fatte oggi negli uffici comunali di Piazza Porta Terra, e per il resto io vi do l'appuntamento a domani.